Gracias. Signori amici di Telegolfo, benvenuti al Comunale di Maranola, Davide in Conaca, Tiziana Palombi in regia, vi sta filmando le immagini che state vedendo con noi, tutto pronto per l'undicesima per giornata del campionato di promozione razziale, girone di Il Formia ha cambiato guida tecnica, è salito in cattedra Mauro Pernarella dopo la paregite che ha sconvolto un po' la squadra. Di casa di quest'oggi un, uh, un esonero forse inaspettato, visto comunque i risultati anche positivi se vogliamo uh, acquisiti fino a questo momento. Quello di Pennarella è un ritorno sulla panchina formiana nella speranza che possa dare una svolta a un campionato che doveva essere divertice. Andiamo a dire velocemente le formazioni. Che scenderanno in campo quest'oggi? Il Formia ospita il Terracina. Una formazione che ha bisogno di punti come il pane per sollevarsi dal, dal fondo della classifica. Andiamo quindi a leggervi gli 11 contro 11 che si sfideranno quest'oggi. Formia in campo con Avgul, Pasquale, Agrillo, Maresca, Battaglia, Festa, Petronzio, Sarra, Zaccaro, Maradona e Raspaolo. Agli ordini quindi di Mauro Pernarella con i numeri dal 12 al 20, in panchina, Raso, Gabrielli, Lucchetta, Cannella, Nulli, Vitale Morrone della Corte. E da Cunto torna quindi in campo. Diego Junior. Dopo un lungo infortunio, è arrivato nelle prime battute di questo campionato. Pernarella evidentemente vuole subito vedere la condizione del figlio del Pibe, quest'oggi impegnato contro una squadra. Che sulla carta non dovrebbe dare grossissimi problemi alla formazione di casa. Il Terracina, numerazione dall'1 all'11. Mentre i giocatori del Formia vanno a salutare i propri tifosi: Minutilli, Pernarella, De Santis, Cucchi, Villacaro, Borelli, Della Fornace, Centra, Cerroni, Fia e Divizio. Numerazione dal 12 al 18 invece per la panchina corta di Simone Reggio. Sciarmatore, Coyate, Tullio, Alla, Marziale, Rossato e Pisacane. direttore di gara sarà il signor Emanuele De Lucia della sezione di Frosinone, così come di Frosinone sono i due assistenti Carnevale e Gega. Formi al quarto posto attualmente in classifica. Non lontanissima dalle squadre che stanno battendo il percorso, a 17 punti il Ferentino in testa è a 21, seguono Mistral e Anitrella rispettivamente a 20 e 19, poi il Formia con il Pontini a 17, il Terracina invece penultimo a 8 punti, una distanza comunque di sicurezza dall'ultimo posto perché a 8 punti l'Aurora Vodice è a 2, fanalino una linea di coda di, questa, di questo campionato. E inizia la partita, inizia Formia-Terracina, primo possesso è della squadra ospite che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi con divisa a bande verticali bianco-blu, in completo blu con pantaloncini bianchi invece il Formia che attacca dalla sinistra a destra che sopprova a gestire il pallone con Zaccaro, il recupero di Sar. La palla in avanti a cercare e trovare un compagno. Mentre abbiamo dovuto far passare un po' di persone dalla visuale, sono i bambini delle i giovanili delle forme, a cui va un grosso saluto, spesso impegnati prima nella partita della prima squadra. noi abbiamo anche qualche volta anche l'occasione di vederli, mentre il recupero di battaglia e poi spazza il pallone in avanti che si perde tra le file dei giocatori del Terracina una bella combinazione a favorire Di Vizio recupera però Palla Pasquale che alla fine si perde il pallone oltre la linea laterale rimessa per il Terracina le squadre vengono da tre pareggi consecutivi sia il Formia che il Terracina Terracina che ha pareggiato anche l'andata dei sedicesimi di Coppa contro l'Aurora Vodice 1-1 ci sarà il ritorno proprio tra pochi giorni il 14 di questo mese nel momento in cui, ascoltate questa nel momento in cui facciamo questa cronaca è attualmente l'11 il ritorno di Coppa si giocherà però a Sabaudia gioco fermo intanto per un calcio di punizione battuto dal Terracina la palla all'indietro cerca di gestire con calma la squadra ospite non è fermato Fia con le brutte da Raspaolo che lancia in avanti a cercare Zaccaro Zaccaro il pallonetto di Zaccaro la palla che esce di poco oltre attraversa il primo squillo di tromba della partita è di Vincenzo Zaccaro e di chi altri se non lui, arrivato al terzo minuto del primo tempo, un bel passaggio di Raspaolo per Zaccaro che in quanto a scatto sul breve è sempre temibile, Ho cercato di battere minutilli con un pallonetto e poi non è uscito di molto. Una, una bella delegazione di tifosi del Terracina presenti oggi che accompagnano la, la squadra in questa trasferta che sa molto di derby. Questo è un campionato questo di promozione, genere che ne offre tanti, sia al Formia che alle altre squadre del campionato. Chiaramente pensando ai fatti di casa nostra, dicendole in un modo magari anche un po' volgare: Formia, sicuramente quello con il suo terme Castelforte, in turno, sicuramente. Quello, questo che può essere considerato un derby questo con il Terracina seppure un po' alla distanza e ovviamente quello più sentito quello con la Mistral Gaeta l'altra squadra del Golfo intanto Zaccaro prova a resistere combattendo, gli strappano via il pallone, la parte in è Borelli che serve ancora Fia e qui sulla sinistra sta provando spesso a mettersi in moto qui un velo di cerroni per un compagno che non c'era, palla persa e recuperata dal Formia, che adesso mette in movimento Raspaolo che si perde addosso a De Santis. Con una differenza rispetto alla gestione precedente è la presenza di... di Maradona insomma assieme a Raspaolo e Petronzio. In realtà, Diego non è stato praticamente mai disponibile nella parte centrale di questo girone d'andata. Quindi potrebbe essere anche una novità, solo per me, Sar. Serve Raspaolo in gioca basso. Il forme in attesa di questo. Il lancio per Petronzio che si ferma sulla linea di fondo. C'è Zaccaro in mezzo. Riesce a recuperare il pallone dopo un tappino. Palla dentro per il colpo di testa di Maradona. Palo colpito da Diego Junior. In questo colpo di testa sottomisura, seconda opportunità per il Formia. Adesso, attenzione al Terracina e viene annullato da questo pallone spazzato via senza troppi complimenti. Seconda occasione per il Formia, poteva mettere a segno il suo primo gol con questa maglia. Dico Armando Maradona Junior Tutto pronto per la battuta di questa rimessa minutilli Forme che per la seconda volta è riuscito a rendersi pericoloso o pericolosa con questi lanci a tagliare quasi in diagonale dal centro del campo verso destra. L'attaccante che si allarga, prima con Zaccaro e adesso con Petronzio, in seconda patura Zaccaro e quindi Maradona con il colpo di testa sotto misura. Colpito il pallo, seconda volta che si rende pericoloso in questo modo. Qui recupera palla ancora la, la spalla la mette in mezzo, spazzato in fallo laterale. La battuta Pasquale è in campo a Grillo, giocatore che abbiamo visto in ultima cronaca commentata qui in casa, perlomeno con me, al suo esordio stagionale. è Una buona prova. Un Padone spazzato da Sar. Adesso confermato in campo nella questa nuova gestione di Mauro Pennarella, il giovane Mario Agrillo 2002. Maradona, la finta, si allarga meno a destra, serve bene in mezzo a Spavolo, un pizzico corto ci arriva di testa. La difesa del Terracina recupera palla però ancora il forma, di nuovo Maradona ha un bel break in mezzo al campo, Maradona è tiro da distanza, la respinta di Minutilli. Zaccaro in mezzo, ribattuto il suo tentativo di cross da Andrea Pernarella che con un po' di fatica si rialza, calcio d'angolo. Ancora uno squillo di Diego all'ottavo minuto. Calcio d'angolo. La palla in mezzo verso battaglia, buca la difesa, prova a intercettare il pallone Pasquale. Alla fine, sotto misura alla conclusione, arriva però la parata di Minutilli che blocca il pallone a terra e spazza lontano. Colpo di testa di festa. Raspaolo che si gira, conquista una rimessa con le mani. Sono scambiati i giocatori del Formia. C'era a inizio partita. Raspaolo a destra, Zaccaro al centro e Petronzio a sinistra. Si hanno semplicemente scatot di una posizione. Zaccaro è venuto qui a destra con Petronzio al centro e Raspaolo sulla sinistra. Qui proprio Petronzio che con un buon break, una bella giocata. Alla fine riesce a servire. Prova a servire Zaccaro. Il pallone è nettamente lungo, recuperato dalla difesa del Terracina. Però va a ingolfarsi al centro invece di cercare la fascia. Ecco, adesso servito De Santis, la fascia completamente libera. È il numero 3 viene servito solo adesso che la ripresa del Formia si è resistemata. Prova a tenere posizione Cerrone su battaglia. Il risultato è che non può raggiungere il pallone. Spazzato in avanti. Sulle sue tracce Raspaolo. Il pallone comunque recuperato dal Terracina adesso. Ancora. Forme un po' di, di, di flipper in mezzo al campo. Prova Grillo da Giai. Un avversario, non ci riesce. Cerroni si gira, prova la percussione. Riesce ad allargare a sinistra per, per Fia, della Fornace arriva sul fondo. La palla è in mezzo toccata. a Gul. Siamo nel decimo minuto, sta per finire, stanno per chiudersi i primi dieci minuti di questa partita. Siamo 0-0 tra Formia e Terracina. Formia, che però ha già avuto almeno tre, se non quattro occasioni in questo avvio di partita. Murato una sventaglia sulla destra, molto bene. Così come lo stop di Zaccaro che prova ad andarsene a De Santis. Zaccaro entra al limite dell'area di rigore, murato da Spaulo. La difesa del Terracina però un po' in affanno, mettono il pallone su piedi Sarra che tira, Zaccaro in netta posizione regolare, non può intervenire, Pala sul fondo, rimessa per il portiere classe 94 Mattia Minutilli. C'eravamo dei tre pareggi consecutivi di Formia e Terracina in campionato. Formia ha pareggiato le ultime due in trasferta, così come l'ultima in casa 1-1. Uno Arrocasecca 2 a 2 qui contro il Paliano e 1 a 1 a Pontinia. Terracina che invece delle ultime 4 trene appareggiate, l'ultima non la giocata, stato di calamità praticamente a Terracina che ha impedito lo svolgimento della partita con il Casalvieri, che era uno scontro salvezza fondamentale per la squadra oggi ospite a Maranola. Quindi anche saggia, è giusta la scelta di non giocare, oltre che per le condizioni atmosferiche. Qui a Vgul quasi un po' si complica la vita. Il Terracina pareggiato a Monte San 0-0, 1-1 in casa con la Nitrella e 0-0 in casa del Real Cassino. Qui la percussione sulla sinistra di Zaccaro che viene poi fermato. Prova a ripartire la squadra ospite. C'è largo qui sulla sinistra Resantis, riesce ad andare invece per Vie Centrali la squadra di Simone Reggio. L'intercetto di battaglia che poi va in progressione, battaglia fermato, Culibe è... è rimasto a terra Zaccaro e Maradona mette il pallone fuori. Stavo per dire Culibe lì perché <ride> mi è venuta in mente una delle discese del difensore del Napoli quando... Quando si vede partire battaglia così non è una soluzione improvvisata, adesso ve lo possiamo assicurare. Spesso e volentieri il numero 5 esce dalla difesa a parla dal piede per poi servire un compagno solo una volta arrivato sulla tre quarti. Adesso le cure per Zaccaro che è un uomo fondamentale per la squadra di casa lui è un bomber di conclamata esperienza classe 82 il più esperto tra i giocatori in campo quest'oggi 86 82 Zaccaro poi c'è dell'86 Maradona il resto tutti dalla 92 in poi con battaglia proprio classe 92, squadra giovanissima, invece quella del Terracina c'è cioè un 88 e un 89. Ah, c'è cioè anche un 87, ma ne sono comunque arriva gli 82 di Vincenzo Zaccaro. Che adesso è pronto a rientrare. Tiranzo un sospiro di sollievo tutta la tifoseria del Parma e sinceramente anche noi per lo spettacolo che questo numero 9 riesce sempre a dare quando scende in campo. Petronzio allarga sulla destra, è salito Pasquale Servesar. Vicino a lui Festa e eh, Maresca, scusate che qui prova a sventagliare sulla sinistra per Raspaolo, pala troppo lunga e finisce sul fondo, sarà rimessa ancora per Mattia Minutilli. Il Terracina non vince dalla prima di Cantone, la trasferta contro l'Aurora Vollice, finita addirittura 5 a 1. Poi non ha mai più trovato i tre punti, 5 pareggi e 3 sconfitte, adesso avanza Fia sulla sinistra, palla messa in mezzo al rimorchio, arriva Cerroni alla fine, gli portano via il pallone. Zaccaro la sfiora con la testa, non riesce a servire Petronzio. Tornando il Terracina per ragionare. Diciamo una vittoria sola per il Terracina in questo campionato, una sconfitta sola per il Form in questo campionato il, nella trasferta contro il Real Cassino. Palla dentro, qui rischia abbastanza, per non dire poco, festa e stava per combinarla la grossa. Retropassaggio ad Avgul che... Ha dovuto controllare che il pallone non finisce in rete per poterti dare un sospiro di sollievo, sarà solo calcio d'angolo. Mentre avete... non so se avete avuto modo di sentire i cori dei tifosi della terracina dedicati alla curva Coni del Formia. Questo perché anche i tifosi del Formia hanno dedicato un bello striscione. Terracina rialzati e combatti dedicato alla città che ha subito davvero una devastazione a causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia e nei dintorni. Qui ne abbiamo avuto probabilmente solo una percezione parziale, provocato davvero danni ingenti, soprattutto alla città di Terracina che ha ricevuto solidarietà da parte di tutte le squadre di questo campionato, di questo girone di, di promozione, Ivi compreso, lo striscione che leggiamo oggi dei tifosi del Formia, qui combatte Raspaolo che prova a difendere questo pallone, mette in metro, diventa buono per Petronzio, la cicca appena, poi l'arbitro segnala la rimessa dal fondo, in ogni caso Petronzio non aveva concluso bene a rete. Era uscito il pallone su questo tentativo di raspallo di metterla in mezzo. Era arrivato comunque bene al rimorchio Petronzio, questo comunque da segnalare, il fatto che la difesa del Terracina non abbia saputo controllare questo inserimento da destra. E l'abbiamo detto, questi inserimenti da destra sono quelli che stanno facendo male in questa in questo primo tempo al Terracina anche se l'inerzia e l'attacco del Formia si è un po' fermata dopo il primo quarto d'ora dove, dove i primi dieci minuti siamo arrivati oltre il quarto d'ora in questo momento siamo nel diciottesimo minuto appena iniziato Zaccaro non riesce a difendere il pallone prova a partire Cucchi la palla indietro per Centa che allarga sulla destra dove è tornato indietro Cerroni c'è un giocatore del Formia a terra si continua a giocare la palla davanti Divizio e ancora Zaccaro a terra palla in mezzo ribattuta dalla difesa Lo controlla il pallone Raspaolo che finisce giù, adesso c'è il fisco dell'arbitro arbitro che si, vede, si avvede solo adesso il fatto che c'è ancora Zaccaro a terra deve entrare nuovamente lo staff del Formia a controllare le condizioni del suo numero 9, la seconda volta in questa partita che finisce giù Fa segno di no con la testa, si lamenta abbastanza, speriamo che non sia niente di grave. Il ginocchio sembrerebbe... Arriva lo spray magico che vediamo spesso fare le veri miracoli in Serie A, speriamo che... Credendo come bimba Babbo Natale, la buona fede dei giocatori di Serie A, noi speriamo che sia vero e quindi... Che anche Zaccaro possa riprendersi immediatamente dopo l'applicazione dello spray. Abbiamo detto già in questa cronaca: Zaccaro, oltre ad essere fondamentale per la squadra oggi, da oggi ufficialmente in campo, allenata da Pernarella, utile, utilissimo allo spettacolo che questa squadra può fornire a tutti i suoi tifosi anche a noi che vi raccontiamo la partita a voi che la state vedendo a casa a tutti quei spettatori neutrali che vogliono semplicemente godersi una bella partita del calcio regionale Agrillo col mancino profondo cerca la testa di Petronzio ci arriva Villacaro Ancora Maradona che però calibra il mancino, ne esce un su sotterra, lento che viene spazzato dalla difesa, qui il controllo volante della Fornace con il tacco, la palla era uscita già fuori dal campo, qui non si intendono Raspaolo e in Maradona sulla battuta di questa rimessa laterale, pallone che si perde oltre la linea di demarcazione del campo sul fondo e quindi rimessa, ancora per Mattia Minutilli che sta rimettendo in gioco spessissimo il pallone segno comunque che l'inerzia della partita avvolge da quella parte tra i piedi del, dei giocatori del Formia Coppa di testa di battaglia è rientrato, Zaccaro, speriamo senza problemi Raspaolo corre con lo scatto, brucia l'avversario a cui subisce un bruttissimo intervento calcio di punizione dal limite esterno del rigore Brutto fallo qui subito da Raspaolo. Non è arrivata la sanzione con un cartellino, ma c'è calcio di punizione. Siamo al ventunesimo minuto. Limite sinistro del re di rigore per quanto riguarda la squadra che attacca. Sul punto di battuta ci sono Zaccaro, Raspaolo e Diego Armando. Maradona, in area di rigore battaglia Pasquale, Petronzio. Adesso Zaccaro va ad aggiungersi agli uomini in area, rimangono quindi in due sul punto di battuta. Al limite dell'area ci sono Maresca e Sar, fisca il direttore di gara. Parte Maradona con il destro e il miracolo. Attenzione il tiro e il gol, il gol. Aspettate, l'arbitro. Va a parlare con il guardaline ma è, sembra essere stato convalidato il gol, il gol di Petronzio che va a segnare, porta quindi in vantaggio il Formia 1-0. L'acrobazia di Petronzio nel cuore dell'area di rigore. Non sappiamo se ci sia stato il tocco di Agrillo poi sotto porta ed è quello probabilmente che ha causato le proteste dei giocatori del Terracina. Se non c'è stato, e visto che non c'è stata la segnalazione di fuori gioco, dobbiamo pensare che sia stato semplicemente il tiro di Petronzio a finire in gol. Il gol al ventiduesimo minuto di, di Jonathan Petronzio. Subito prova a reagire il Terracina adesso con questo calcio d'angolo. Va la battuta a Cucchi, la palla dentro. Allontana di testa proprio Zaccaro, poi Maradona può far ripartire Petronzio che qui con un numero superare Santis. E poi va al tiro, forse un po' troppa impazienza. Tiro assolutamente velletario, arrivano comunque gli applausi da parte del pubblico per questa azione. L'autore del gol che, che ha sbloccato la partita. Salla Caccerrone sulla destra, il fallo sulla scivolata di Festa. Sventola la bandierina del guardaline. L'arbitro va sul punto di battuta. Ci sono già Divizio e Mauro Fia in area di rigore, così come Cerroni. Si avvicina anche Villacaro. C'è anche della Fornace al limite dell'area Luca Centra. Qualche abbraccio in area di rigore, attenzione. All'arbitro, i movimenti di Della Fornace a destabilizzare. Maresca parte col mancino. Palla dentro. La, la, la prende con i pugni avgul che la smorza solamente diventa buona per De Santis Ma siamo fuori dalla di rigore, Sara non si fa superare. Pallone spazzato via. e Allora, attenzione alla velocità di Raspaolo colpo di testa all'indietro recupera il pallone Minutilli che serve sulla sinistra ancora De Santis eh, qui va a cercarsi il contatto anche con Esperienza Cucchi lo trova su Sar calcio di punizione se vedere vicino c'entra eccolo servito Villacaro eh scusate Borelli De Santis, Percucci, ancora lo scambio concentra, si va bene in mezzo da Fia, una buona combinazione. Poi interrompe tutto battaglia e si va a complicare la vita sulla rimessa laterale. Battaglia lotta, la palla allontanata, non di molto. C'è rimasta laterale, si è trascinato il pallone fuori Cucchi che poi protesta in maniera vibrante con il guardaline. Siamo nel 26 minuto, ultimi 20 minuti di gara, se vogliamo considerare un probabile minuto di recupero per gli infortuni di Zaccaro che hanno necessitato delle cure. Più c'è stato il gol con le proteste per un fuorigioco da parte di... Dei del cioè Nell'opinione dei giocatori del Terracina, Raspaolo non riesce l'imbucata per Grillo, Maresca avanza bene in mezzo al campo, fermato da Villacaro, c'è il fisco dell'arbitro, calcio di punizione, non particolarmente convinto Andrea Cucchi. Pronto a battere questo calcio di punizione Diego Armando Maradona, sale battaglia, attenzione al suo colpo di testa. Qui addirittura viene anticipato il portiere, viene investito Fia da Minutilli. La cosa importante per il Terracini è che sia stata comunque sventata questa azione della Fornace. Si appoggia all'indietro, sta salendo a sinistra come sempre puntuale. Valeo De Santis che poi si appoggia all'indietro Cucchi. Dentro a cercare della Fornace, male però, palla persa, può ripartire la squadra di casa con Raspaolo. con mancino molto bene a trovare Zaccaro, posizione regolare. Zaccaro il tiro e il gol di Zaccaro, ma c'era fuori gioco. Bandierina che si è alzata con un po' di ritardo, ma comunque prima della conclusione di Zaccaro. è Arrivato il fischio dell'arbitro, non convinto Zaccaro, che fa segno di no con la mano. È riuscito a segnare un bel, un bel esterno destro sul secondo palo. Tutto inutile però, tutto fermo, si ricomincia a giocare in questo momento con questo calcio di punizione del Terracina che imposta partendo da dietro con Borelli. Riesce a servire della fornace che avanza, pensa anche al tiro, va al dribbling, supera un avversario, non supera Pasquale che subisce anche il contatto sulla scivolata, con Zaccaro tutto in palleggio, recupera palla Cucchi, De Santis, il giro palla ai giocatori del Terracina, il pressing del Formia che recupera palla, lo scambio tra i tre giocatori d'attacco, Zaccaro rientra sul mancino, arriva Sarra, rimorchio sulla palla persa, che la difende molto bene, poi si va a infilare in un imbuto e perde palla. Non c'è fallo. Secondo d'arbitro, Non riesce a impostare per il Terracina. Che perde palla sull'avanzata di festa. Pallone sulla sinistra per Raspaolo. Che ci pensa un attimo. Sceglie di andare comodo da Maradona che prenderà la distanza. La finta di tiro, finisce per te. Un avversario la palla dentro per Petronzio. Anticipato, qualche lampo di Maradona e lo vediamo in una condizione completamente diversa rispetto a quella di inizio campionato. Palla dentro, attenzione, il tocco sotto misura di Fia. Anzi, ah, sì, è stato di Divizio. La palla che è uscita di pochissimo. Pallone probabilmente mal interpretato da Afghul che ha rischiato di prendere il gol del pareggio. Poi qui un po' in confusione il portiere del Formia sbaglia il rinvio con il pallone che addirittura esce fuori dai confini dello stadio. Un portiere di straordinaria sicurezza nei pali. A volte però qualche problema proprio in questo fondamentale dell'uscita. La palla dentro, attenzione, il Terracina arriva, scivolata. E arriva il calcio di rigore! Calcio di rigore per il Terracina, conquistato se non vedo male da Della Fornace. C'è stato l'intervento di Agrillo in scivolata regolare, poi un altro contatto in area, finito giù Della Fornace. Calcio di rigore per il Terracina, già sul punto di battuta Samuele. Cerroni alla mezz'ora che scocca in questo momento, siamo entrati nel trentunesimo minuto, parte Cerroni che spiazza Avgul e c'è il gol del pareggio al minuto 31, 1 a 1 tra Formia e Terracina dal dischetto, dagli 11 metri, Cerroni fredda Avgul. Cambia quindi il parziale quando abbiamo superato la mezz'ora di gara. Manca meno di un quarto d'ora senza considerare un probabile recupero per chiudere il primo tempo. 1 a 1 Terracina che ha colpito praticamente la prima occasione che ha avuto davanti perché abbiamo visto un Nafgul praticamente inoperoso in questa. In questo primo tempo, se non per situazioni un po' casuali, ma così come casuale è sembrato l'azione che ha portato il Terracina nell'area di rigore, Forme che invece ha avuto qualche occasione in più. Per cui il palo di Maradona, ancora un tiro di 10 minuti, partita che è cominciata con il pallonetto qui numero intanto. Di Diego che se ne va molto bene però poi sbaglia il passaggio, Cerroni allarga su della Fornace che è indemoniato, supera Grillo che lo stende, ancora calcio di punizione, decisamente più veloce della Fornace di Grillo, deve capire il giovanissimo numero 3 del Formia come... Tamponare quella fascia senza venire sfidato in velocità dal numero 7 Terracina, perché credo che su questo non ci sia competizione. Ma un po' come dall'altra parte, cioè Raspaolo e Petronzio l'abbiamo visti, ma anche Zaccaro spesso e volentieri fumare sullo scatto gli avversari. Difese, quindi, devono capire come chiudere gli spazi senza farsi infilare in velocità calcio di punizione quindi per il Terracina, quando siamo nel corso del trentatreesimo minuto solito assembramento di maglie biancazzurre in area del Formia porta tanti giocatori a saltare la squadra ospite palla in mezzo, palla spizzata attenzione, sottoporta e il gol del vantaggio del Terracina segnato da Mauro Fia Formia, decisamente poco incisivo nella propria era di rigore nel cercare di spazzare via questo pallone. Una occasione per il Terracina che ha colpito e ha segnato il gol del vantaggio al trentaquattresimo. Terracina avanti, 2 a 1. Ribalta il risultato. Forma che ha subito l'unica sconfitta di questo campionato in uh, trasferta Vedremo adesso come reagirà la squadra di Pernarella, chiamato alla prima vera difficoltà, alla sua prima vera partita da quando è stato riassunto alla guida del Formia, per mantenere comunque un'imbattibilità un casalinga che è importante. Sicuramente, oltre al discorso che perdere non è bello mai. Minutilli, rinvio. Seracina cinico che ha saputo colpire nelle sue rare occasioni, Formia che però dobbiamo dirlo ha spento i suoi spiriti offensivi. Sto oggi sono un po' a corto di termini. Dopo il ventiduesimo, dopo il gol di Petronzio, qualche scorribanda ma nessun vero e proprio pericolo alla porta di Minutilli è salito piano piano il, il Terracina. Che seppur non in maniera costante ha creato qualche occasione, e in due di queste ha trovato il gol dell'1-1 prima e dell'1-2 poi. So, deve riordinare le idee, il Formia cercare di giocare con tranquillità, ricordandosi di quali sono le armi che hanno fatto male al Terracina nel primo tempo, e cercare quindi di ricominciare da lì. Intentando, qui Sarra investe Mauro Fia, l'esto a mettere il pallone dentro su quella ribattuta del calcio d'angolo. Si attende per battere questo calcio di punizione con l'arbitro che va a parlare con Sar e con Fia, i due che si scambiano il 5. Un abbraccio, l'arbitro vuole vederci chiaro senza il, vedere il rischio di far scappare via la partita. Che la palla per De Santis che rientra sul destro. Sar lo ferma, c'è Pasquale vicino, preferisce. Tornare indietro, poi questo rilancio in avanti troppo lungo per Raspaolo. Si sono scambiati nuovamente i giocatori d'attacco del Forme. Adesso Zacco è tornato al centro con Petronze a sinistra e Raspaolo a destra. Ma tutto questo questa rimessa laterale, qui qualche problema nell'impostazione, alla fine bravo Borelli, Sarra che si mette in mezzo e quasi recupera il pallone, completa il recupero però Maresca che avanza, c'è Raspaolo qua sulla destra, preferisce andare per via centrale, ne dribbla tre Maresca, poi sull'ennesimo rientro di centra, non scarica e perde il pallone, Cucchi recupera Raspaolo, prova a mettere il pallone in mezzo per Zaccaro, ci arriva. Ci arriva Villacaro, Soborelli, avanti per Centra, avanza Cerroni, il tocco di, Pet... di Petronzio che arretra molto, ha arretrato molto il suo raggio d'azione, Cucchi allarga sulla destra dove c'è sempre Puan puntuale della Fornace che può nuovamente sfidare Grillo, mette il pallone in mezzo a quello con le mani, senza problemi. Sarra, Raspaolo preso in controtempo, recupera palla il Terracina che può adesso gestire davanti. Fia, palla in mezzo messa col mancino per Cerroni anticipato, poi Maresca, tocca, attenzione, Maradona e Zaccaro possono andare, il tacco di Zaccaro per Maradona che non riesce. Per conservare il possesso possesso che resta comunque del forno, perché il pallone è stato spazzato in fallo laterale. Che andrà a battere Mario Agrillo. Festa Maradona. Questo viene subito pressato come entra in possesso. Palla. Allarga comunque bene il pallone sulla destra per Pasquale. Battaglia. Ecco qua la percussione centrale di battaglia. Scarica per Sar che avanza, c'è spazio, mette il pallone in mezzo, troppo sul portiere, Minutilli attende il pallone in zona e lo blocca appena fuori dall'area piccola. 2 a 1 per il Terracina al 39 minuto che scade in questi istanti, siamo nel 40esimo, 5 minuti al termine del primo tempo, poi sarà il recupero. Terracina avanti in rimonta dopo il gol di Petronzio sono arrivati prima il pareggio di Cerroni su calcio di rigore e poi il gol di Fia che ha ribaltato la partita, attenzione qui ancora il Terracina che attacca sulla destra sta scegliendo spesso quella fascia dove opera Agrillo che sta andando non spesso ma comunque a volte in difficoltà, qui Zaccaro prova a fare una magia, gli riesce per metà perché conquista comunque un calcio d'angolo. A mani vuote, Zaccaro non se ne va. Il calcio d'angolo che sarà battuto da Raspaolo. C'è Zaccaro che al momento è piegato sulle ginocchia nella di rigore dove arrivano però anche Festa, Sar, Petronzio, sale ovviamente. Battaglia che parte da fuori, eccolo che si butta dentro. Battaglia, il colpo di testa! E il gol segnato. Dalla Formia che pareggia con Festa che è sbucato alle spalle di battaglia ed è andato a ribadire in rete il gol del pari al 41 ⁇ Formia che rimette la partita in carreggiata. 2 a 2, tutto da rifare. Da una parte e dall'altra, adesso si riparte in parità. Scade in questo momento il 41esimo. Siamo nel 42esimo minuto di gioco. Qui cade a terra Raspaolo che tocca il pallone con le mani dopo essere scivolato. Chiaramente fallo, senza neanche un accenno di protesta. Giustamente è stata una fatalità che è scivolato. Raspaolo è nella caduta a terra. Il padrone andrà a sbattere sul braccio. Qui manca il colpo di testa. Petronzio. Arriva prima in anticipo a Grillo. Tutto regolare per l'arbitro. Agrillo Grillo lascia Maradona che allarga sulla destra. Questa volta impreciso per Raspaolo, che applaude comunque il compagno. Fallo laterale per il Terracina. Golo del Formia che è arrivato forse nel momento migliore del Terracina quando la squadra ospite sembrava un po' più in controllo della gara. Le due squadre hanno fatto questo sia nella prima parte quando il Terracina è andato ad offendere il Formia sia adesso con il Formia che è riuscito a trovare il gol del pari. L'arbitro doveva far ribattere questo calcio di punizione. Fischio io, ha detto De Lucia, che chiaramente deve guardare la situazione in area. Non può non sapere quando viene battuto il calcio di punizione, che viene battuto in questo momento. Palla verso il secondo palo, esce con un po' di ritardo, ma esce bene. Avgul, questa volta ancora un po' indeciso su questo fondamentale. Alexi, Avgul, il portiere classe 99, giovanissimo, ma ha già delle enormi qualità tra i pali. Quando migliorerà anche nelle uscite sarà portiere magari che a cui questa categoria può anche andare stretta. Agrillo sbaglia il controllo, rimessa laterale per il terracina, anche Agrillo Grillo mostrato qualche sicurezza ma tante imprecisioni. Dovrebbero esserci due minuti di recupero se non cambierà qualcosa in questi due minuti che mancano alla fine del primo tempo. Sembra di aver intravisto qualcosa dalla bandierina. Ed è arrivato il primo cartellino giallo della gara. Se lo becca il numero 4 Andrea Cucchi per aver allontanato malamente il pallone. Cartellino giallo gratuito preso al 44esimo. Non può far contento Simone Reggio. Calcio di punizione che andrà a battere Diego Armando Maradona. Con il destro, cerca e trova Petronzio. Una mezza idea di far scorrere il pallone, poi rientra sul destro e prova a metterla in mezzo. Spazzato via il colpo di testa di battaglia, è praticamente un cross. In, poi in difficoltà la difesa con Villacaro che appoggia di testa in faldo laterale. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Si avvicina. La lavagnetta con le indicazioni del recupero saranno due minuti, non è ufficiale, ma abbiamo visto il 2, palla in mezzo di Festa, il colpo di testa di Zaccaro. È arrivato però il fischio dell'arbitro. Quindi calcio di punizione, credo, per il Terracina. Ho rimesso dal fondo comunque, Il non ecco, è, è, esce dall'area piccola, quindi. Sarà punizione per il falo di Zaccaro in elevazione. Terracina adesso ha quasi quattro uomini davanti e che sono altissimi. Sia della Fornace che Fia a destra e a sinistra con Cerrone che va a fare la punta assieme a, a Divizio. Due minuti di recupero che iniziano in questo momento. La palla è proprio per Fia sulla sinistra. Prova a metterci il piede Raspaolo. Non ci riesce. Il dribbling di Divizio Alla fine la scivolata di Raspaolo. Battaglia. Serve Sar. Esce per la terra con calma. Laga il gioco a destra dove è risalito Raspaolo. Il lancio dall'altra parte. Direttamente per Petronzio che deve controllare un pallone difficile. Poi per la fretta di tirare Si mangia il pallone. E pallone che rotola mestamente dalle parti di Minutilli, occasione persa per Petronzio, che così come in apertura di partita ne ha avuta una simile sulla destra. La fretta di tirare non è mai una buona consigliera. Battaglia va a chiudere Cerroni, lì non si passa più. Se battaglia si mette con il corpo, quindi la rimessa da fondo campo è per il Formia, che andrà a battere Avgul. Se n'è andato il primo minuto di recupero. Ultimo giro di lancette di questo primo tempo. 2 a 2. Il punteggio da forme Terracina. Avgul. Profondo a cercare Zaccaro. Che la tocca di testa. Mai sottovalutare queste palle. Ci arriva infatti. Petronzio all'indietro per Raspaolo e in mezzo si muove Zaccaro che finisce fuori gioco. allora Raspaolo va al tiro, ne c'è una conclusione terri terribile Sbilenca e si perde lontana dalla porta di Minutilli ha perso l'attimo per servire Zaccaro, Raspaolo che era finito poi in fuorigioco a quel punto c'era solo la conclusione da tentare Raspaolo però ha colpito male, si è rimesso al fondo ancora una volta per Mattia Minutilli mentre sta per scadere anche il secondo Infatti arriva il fischio di Manuel De Lucia, 2 a 2 il primo tempo tra Forme e Terracina, rimonta e contro, rimonta, apre Petronzio al 22, esimo poi il Terracina che trova il pareggio prima sul rigore di Cerroni, poi sul sviluppo di un calcio d'angolo con Fia, trova il gol del 2 a 1, pareggio firmato di testa da calcio d'angolo. La festa 2 a 2 quindi alla fine dei primi 45 minuti non ci lasciate perché ci vediamo qui tra pochissimo per i secondi 45 e il secondo tempo di Formia Terracina Eccoci qua, siamo di nuovo in campo. È appena iniziato il secondo tempo tra Formia e Terracina, 2 a 2 il punteggio dopo i gol di Petronzio in apertura per il Formia. È arrivato il ribaltone del Terracina, con Cerroni su rigore e Fia. Poi in chiusura di primo tempo il pareggio di Festa che ha rimesso le cose in parità. 2 a 2. Secondo tempo che si apre con il Terracina in avanti, che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Riesce a rubare il pallone Festa, autore del gol che ha rimesso le cose in pavità su calcio d'angolo, sbucato alle spalle di battaglia che è il principale indiziato per il cross. La difesa l'ha seguito. Non ha seguito l'inserimento di Festa. Attenzione qui. Terracina in avanti, palla dentro e il tiro è la parata di Avgul che vola sulla conclusione di Cerroni grande intervento qui di Avgul che al primo minuto, al secondo minuto praticamente di questo secondo tempo sventa sul tiro di Cerroni, calcio d'angolo, palla dentro Salta di testa il tiro ancora di Cerroni con la palla che arriva facile questa volta tra le mani di Evgul che aspetta per rilanciare. Il rilancio di Evgul, la palla che si perde tra le maglie della difesa del Terracina. Zaccaro. Stoppa il pallone, serve bene sulla destra. Spaolo che scende, entra in di rigore, palla dentro. Petronzo di testa. Pallone che rotola vicinissimo al secondo palo. Un'azione da una parte, un'azione dall'altra. Direi che questo secondo tempo è iniziato nella maniera più bella per i tifosi presenti, almeno per quelli neutrali, per Ne qui in cronaca. Poi destra di Petronzio, Petronzio che ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, spesso però condizionate dalla fretta di concludere. Quindi non è risultato particolarmente pericoloso. Forme che aveva iniziato a sprombattente il primo tempo con diverse occasioni prima di trovare il gol proprio con Petronzio. Poi che ha subito il rientro in partita del Terracina qui Maradona che accusa un problema mette il pallone fuori. Maradona che va verso il bordo campo. Vediamo se ci sarà già cambio per lui. L'ultima volta che l'abbiamo visto in campo proprio qui. La prima stagionale in casa contro l'Ermata abbiamo visto succedere praticamente la stessa cosa. Poco prima della fine del primo tempo Maradona si è accasciato al suolo, è stato costretto alla sostituzione, è un infortunio che l'ha tenuto fuori per diverso tempo e penso che non ce la faccia Diego Junior, già si prepara il cambio, il pallone restituito al Formia che momentaneamente è in 10. Zaccaro difende palla, se ne va in mezzo a due. Ancora Zaccaro alla fine viene circondato e fermato. Vedremo chi entrerà al posto di Maradona. Sarà il primo cambio di, questo, di questa partita. Terracina che avanza adesso. Pallone per Centra, a destra per Della Fornace, col mancino a cercare lo scatto di Cerroni sulla sinistra. Fermato da Pasquale Maresca. Di nuovo per Pasquale, e palla messa fuori per il cambio. Esce quindi Maradona con il numero 10. Entra Antonio Cannella con il numero 15. Sfortunato campionato, questo per Diego Junior. Al quinto minuto del secondo tempo. Il primo cambio per Pennarella che torna oggi ad allenare in partita il Formia. Terracina che lancia il pallone in avanti a cercare lo scatto di Divizio. Festa che riesce a controllare, allargandosi sulla corsia di sinistra, lancio in avanti, non ci può arrivare Petronzio. Lo gestisce Vilacaro con un po' di apprensione, deve spazzarlo in avanti a cercare ancora della fornace che ha fatto male ad Agrillo nel primo tempo. Infatti stiamo vedendo spesso Festa allargarsi per dare una mano al giovanissimo terzino. La spizza di testa proprio Cannella. Zaccaro di tacco per Petronzio in mezzo a tre, alla fine dell'intervento in scivolata ricentra è quello che mette il pallone in fallo laterale, rimessa in attacco per il Formia al sesto minuto che si chiude, quindi al settimo minuto del secondo tempo. Formia in avanti, Petronzio in palleggio, resiste a una carica, serve Maresca. Tanti tocchi di Maresca, cerca poi ancora di andare sulla corsia di sinistra per Agrillo. Il pallone intercettato, recuperato dalla difesa del Terracina. Cresto può avanzare. Con centra davanti a lui Della Fornace ancora una volta che prova ad andare in avanti. Questa volta Agrillo riesce a rimandare il pallone al mittente della Fornace. Agrillo commette però fallo. De Lucia farà allontanare Grillo dal punto di battuta, pronto a battere questo calcio di punizione. Luca Centra, Se 97, ritorna il pallone davanti per Cerroni, entra in mezzo al campo. Serve poi bene Cucchi, in combinazione con Cerroni di nuovo centra con il destro. Dall'altra parte, pescato bene Fia che cerca il fondo, viene toccato da Pasquale, c'è calcio di punizione, praticamente un calcio d'angolo all'incrocio delle linee di, del fondo e dell'area dell di rigore. Posizione molto interessante per la squadra ospite. Ci sono Raspaolo e Petronzio lontani dall'azione in questo momento a fare gli esterni d'attacco anche per tenere lontani un paio di giocatori del Terracina, adesso Raspaolo che va invece verso l'area di rigore. Serve una mano al centro. Cinque giocatori nell'area di rigore. So Cerroni che si allontana perché va a battere lui. La palla direttamente calciata verso la porta di Avgul. Sbaglia tutto il numero 9 che chiede scusa ai compagni. Palla sul fondo, c'è un altro cambio. Esce Pasquale ed entra Gabrielli per il Formia. Cambia fascia quindi a Grillo. Andrà a mettersi sulla fascia destra. Adesso vedremo se, adesso vedremo, cercheremo di farci spiegare magari nel post partita e perché di questa mossa, forse per tamponare ancora di più su questa corsia, questa corsia di sinistra dove adesso si è andato a mettere Alessio Gabrielli. Che va a battere questa rimessa con le mani, anticipato di testa Zaccaro da Villacaro, Palla ancora in rimessa. Guadagna Metri il Formia Batte sempre lui Gabrielli. Il tentativo di sponda di Petronzo della Fornace, esteso proprio da Gabrielli. Calcio di punizione un solo ammonito in questo primo tempo e in questa partita cucchi al 44 del primo tempo. Monito per aver allontanato il pallone dopo un calcio di punizione fischiato al Formia in favore del Formia. Savanza sulla sinistra il Terracina Cerroni, fermato a Grillo con il destro proprio a lanciare l'azione. Il pallone però è corto, non riesce a disimpegnarsi Terracina. Questo pallone profondo di Cannella, è troppo profondo, direttamente su Mattia Minutilli. Rilancia subito con le mani ancora sulla sinistra, Grillo con il petto la mette giù, viene pressato da Cerroni. Scalcia in avanti senza preoccuparsi troppo di dove mandare il pallone pur di liberarsene. Grillo ancora un po' in difficoltà in, in questa partita, in certe circostanze. Sarra rincorre il pallone anticipando Cerroni, Grillo ancora pressato, serve battaglia che spazza in avanti corre Petronzio andare a mettere sotto pressione Borrelli la spizza di testa Fia per Cerroni che la difende allarga il gioco di petto Gabrielli a chiamare l'uscita di Avgul la ancora al terreno Maresca buona prova di Maresca se non, se non, se non fosse che spesso tiene molto il pallone, potrebbe anticipare qualche volta la giocata per ridurre i tempi di gioco e mettere magari più in difficoltà la difesa al centrocampo del Terracina che sui lanci escludendo la prima parte del primo tempo per sempre trovato il modo di schierarsi adeguatamente, qui fallo conquistato intanto da Alessio Gabrielli, Calcio di punizione che andrà a battere Raspavolo col Mancino verso il secondo palo dove sono tutti i giocatori del Formia. La palla però va dritta verso il portiere che non la chiama evidentemente perché arriva il colpo di testa a liberare. Poteva gestire sicuramente meglio questa azione difensiva il Terracina. Qui sbaglia tutto però a Grillo regalando un altro pallone alla squadra ospite. Il... Passaggio da per della Fornace che era comunque in fuorigioco. Qui Maresca sulla linea laterale riesce a servire un compagno. Il lancio di Gabrielli per Petronzio è leggermente lungo. Ancora Gabrielli partito il momento non esaltante, tanti errori. Forma in possesso. Maresca Zaccaro, Sar Maresca Sar Raspaolo. Molto bene ad entrare nel campo con questo stop palla in mezzo calciata da Cannella facile per Minutilli si trova praticamente il pallone tra le mani Sole sta picchiando forte quest'oggi sul campo di Maranola avrà sicuramente un'incidenza sui giocatori in campo che magari si stavano cominciando ad abituare ad un clima un po' più freddo il calcio di punizione è battuto dal Terracina Palla sulla destra a cercare ancora della Fornace, tocco di mano di Gabrielli, fischia l'arbitro, calcio di punizione. Attenzione alle palle inattive, da dove sono arrivati praticamente tutti i gol di questa partita, contando anche il rigore di Cerroni, chiaramente un fattore. Abbiamo visto nell'intervallo anche dei bei gesti tra le tifoserie. Molto fair play in campo e anche sugli spalti. La palla in mezzo e colpo di testa di Zaccaro da allontanare. Ci sono stati però. C'è stato un contatto in area, il calcio di punizione per il form è stato messo giù Gabrielli. Abitro ha comandato il calcio di punizione, pronto a battere A Gul. Zaccaro la spizza, Raspaolo, non c'è nessuno per andare a di rigore, deve temporeggiare il numero 11. Arriva il piccolo trotto, Zaccaro. Forisce anche Sara. Raspaolo alla fine prova a metterla in mezzo del Petronzio Sbagliando completamente la misura del cross. Palla sul fondo. e rimessa per Minutilli. Si scaldano quattro giocatori del Terracina, uno solo del Formia. Tra i quattro c'è anche Emanuele Raso. Portiere... Eh, sì, scusatemi, chiaramente il portiere del Terracina, C'è armatore. Raso è il portiere di riserva del Formia, il sole gioca qualche brutto scherzo anche a noi, qui sul, sugli spalti, e Raspavolo non riesce a tenere il pallone Pernarella che avanza servito in posizione regolare di Vizio, non riesce Terracina a gestire bene questa azione d'attacco che però prosegue con il colpo di destra di Cerroni che larga a destra per centra la palla in mezzo verso il secondo palo il tiro e arriva il gol! Quasi all'improvviso, una magia vera e propria del numero 10 del Terracina. Gol di Fia, un numero con il controllo volante, il dribbling, entra in area di rigore, e poi lo scarico sul secondo palo. Terracina nuovamente in vantaggio. Con una magia vera e propria di Mauro Fia Difesa del Formia che si è fatta saltare da questo controllo il dribbling. È arrivato al sedicesimo del secondo tempo. Gol della doppietta di Fia che riporta avanti il Terracina da memoria è la prima volta che il Formia subisce tre gol in casa non aveva ne aveva subiti due nell'ultima casalinga contro il Paliano poi non aveva mai subito più di un gol in casa la prima volta che ne prende tre situazione quindi per il Formia che adesso deve rincorrere ha fatto già due cambi per Narella qui Maresca ancora una volta però tiene troppo il pallone per sua fortuna al rimorchio c'è Cannella che allarga a sinistra per Aspaolo sfida per Narella va sul fondo mette in mezzo palla Rasoterra troppo corta, lamentava forse un tocco di mano. Qui buca Agrillo, avanza ancora Fia, poi torna indietro sulla pressione di Sar. Serve Cucchi, palla sulla destra. Messa poi fuori dal campo della Fornace perché è rimasto a terra un giocatore del Terracina sul contrasto con Agrillo. Si è fatto anticipare, Poi evidentemente un colpo subito dall'avversario che è rimasto giù. Potrebbe essere Simone Borelli se non vorrei dire castronerie, no, infatti era Cerroni, è arretrato tantissimo dalla sua posizione per andare a giocare il pallone, fare le sponde ai compagni. Ha subito questo contatto da Grillo che. Molto più piccolo di lui, a livello di stazza, e anche a livello di anni, sono dieci anni di differenza tra i due. Tornano a cantare i tifosi del Terracina, un po' ammutoliti invece quelli del Formia, che probabilmente non si aspettavano di finire nuovamente sotto in casa. Pallone restituito. Al Terracina che adesso chiaramente giocherà con tutta la calma possibile. Gabrielli la mette giù in due tempi. Supera a centra, allarga per Petronzio. Il dribbling in area. Poi ancora il mancino. La palla che non va lontana dal primo palo. Sembrava comunque in zona Minutilli. Ventesimo del secondo tempo. Questo tentativo di Petronzio. Che come vede la porta cerca il tiro. Colpo di testa di battaglia Zaccaro. Come al solito ci arriva, subisce anche un colpo. Si lamenta, ma dovrebbe pensare all'azione. Perché Raspaolo se ne va in dribbling ancora. Col sinistro Raspaolo. Ancora una volta, però, colpisce male il numero 11 che ha delle ottime intuizioni. Proprio al momento della conclusione, c'è qualcosa che non va. L'arbitro che va a dire qualcosa a Minutili. Probabilmente la prossima volta, che perderà così tanto tempo per battere, estrarrà il cartellino il direttore di gara. Palla il settore di sinistra, stacca Cerroni, viene anticipato la battaglia. Rimorchio Cucchi che spazza in avanti, di testa Festa, ancora battaglia. Contrazzo tra Gabrielli e Della Fornace alla fine. In qualche modo Festa allontana il potere sopra ancora del Terracina. Cerroni per Fia, si fa vedere Della Fornace, servito. E nella di rigore cerca il fondo, gliela tocca, la tocca a festa e sarà calcio d'angolo. Tornano a cantare gli ultras del Formia per incitare la squadra che deve quantomeno evitare la sconfitta in casa. La partita è ancora lunga, anche se non lunghissima. Siamo al ventiduesimo, a metà praticamente del secondo tempo calcio d'angolo, palla dentro, esce Avgul a prenderla Raspaolo provare a ripartire subito in velocità riesce a superare un avversario c'è lo scatto di Manesca, Raspaolo aspetta sinceramente non so cosa alla fine addirittura dà il pallone all'indietro Zacca non riesce a difendere il pallone ne esce molto bene ancora Mauro Fia all'indietro per Minutilli si è allargato nuovamente il numero 10 che va a ricevere mette giù ancora in palleggio Sarra la sua pressione sporca il pallone diretto della Fornace arriva l'intervento di Gabrielli che però riesce a metterla soltanto in rimessa laterale fermando l'inerzia del Terracina che adesso batte questo fallo laterale con Pernarella all'indietro per Cucchi spazza in avanti Villacaro battaglia di testa Raspaudo la mette giù si allunga però dopo il pallone, riesce a toccarla. Per Cannella che allarga sulla destra, cercando lo scatto di Raspaolo che mette in difficoltà il difensore. Raspaolo in mezzo. Zaccaro, il controllo di Zaccaro. Il tiro e la presa a terra di Minutilli sul tiro smorzato di Zaccaro. Prova a reagire il Formia alla situazione. Recupero, palla qui importante di Maresca. L'arbitro, però, vede un fallo. Fischia, raccalcio di punizione per il Terracina che ancora non ha operato cambi in questa partita. Già due per il Formia di Pernarella che ha messo dentro prima cannella al posto di Diego Junior. Poi al posto di Pasquale è entrato Gabrielli. Stoppa il pallone di Vizio. Rimessa laterale per il Formia, si lamenta il numero 11 ospite che voleva un fallo. Formia stretto nella metà destra del campo, non salta Petronzio, salta Fia che però mette il pallone in fallo laterale. Andrà a battere. Mario Agrillo, colpo di testa di Cannella, il fallo di Petronzio, calcio di punizione per Terracina, un Petronzio che va a dire qualcosa al suo diretto avversario, De Santis. Calcio di punizione non era De Santis era Villacaro anzi Borrelli Borrelli sì scambio posizionale il 5-2 tutto a posto calcio di punizione che viene battuto direttamente verso Avgul che la va a prendere con calma serve Gabrielli di nuovo all'indietro per Avgul festa eh, bah, battaglia, scusate, che avanza. Vi ho detto il caldo. Sta giocando qualche scherzo anche a noi. Mette il pallone in fallo laterale. Antonio Villacaro rimessa in zona d'attacco per il Forme. già battuta. Petronzio. Qualche problema del controllo. Prova a spazzare via il terracina a Grillo. Petronzio prova a superare con un sombreo un avversario. Alla fine recupera palla e allontana. Villacaro. Rimessa laterale già battuta da Grillo sui piedi di Sar e con l'esterno destro molto bene serve Raspaolo in area di rigore che si deve però allargare e ne esce col settore di sinistra da solo Raspaolo nessuno che gli vada una mano la palla in mezzo mi raccolta al limite della di rigore da Candella che va al tiro palla fuori, alta e arriva un cambio per la squadra ospite credo sì, esce Andrea Cucchi, l'unico ammonito della partita, ed entra Massimiliano Marziale al ventiseiesimo del secondo tempo, primo cambio per il Terracina. 27esimo in corso, Formia 2, Terracina 3, il gol nel secondo tempo che ha riportato avanti la squadra ospite è stato di FIA, un numero sul limite esterno sinistro dell'area di rigore, numero 10, Bianca azzurro, ha dribblato i difensori e poi scati, scaricare sul secondo palo un raso terra su cui Avgul non è potuto arrivare. Formia che ha reagito, ha creato un paio di occasioni. Adesso chiaramente c'è anche un po' più di fretta che non fa mai bene in questo sport. A meno che non si mantenga comunque alta la concentrazione qui. Bravo Festa a difendere il possesso. Serve Sar larga per Gabrielli che rientra in mezzo al campo. Sarri scippa il pallone. Non trova spazi, si chiude bene la squadra ospite. Festa in mezzo. Zaccaro esce Minutilli. Impresa alta ad anticipare il numero 9 del Formia che sembra anche un po' stanco. Subito dei contatti nel primo tempo che gli sono costati i due interventi della, dello staff medico. Forse non è al 100%. Battaglia di testa. Raspaolo. C'è fallo. Intervento irregolare di Andrea Pernarella. Sar. Battaglia. Avanza. Dribbling di Maresca. Alla fine serve. Petronzo in posizione regolare. Ha cerchiato da tre avversari, riesce a toccare in area di rigore. Ancora Maresca è stato il tocco e sarà calcio d'angolo protezze da parte dei giocatori del Terracina. Forse per la posizione regolare presunta di Raspaolo, o forse per questo tocco sul corner. Forse il calcio d'angolo per il Formia. Un'occasione per le Torri battaglia, ma anche come abbiamo visto nel primo tempo, Festa, nonostante la stazza minore del suo compagno di reparto. Palla dentro, il cross però è basso. Battuto male. Questo calcio d'angolo di spalla, addirittura della Fornace, che serve ancora a Fia che avanza. Il suo lancio però viene respinto da Cannella, non riesce però a gestire questa azione offensiva nel migliore dei modi. Il Formia può avanzare quindi il Terracina sulla destra con della Fornace. C'è l'inserimento di, di Borelli, il cross completamente sbagliato del numero 7, che potrebbe anche essere un po' stanco, uno dei più attivi dei suoi al di là dei gol segnati da FIA. Sarra allarga sulla corsia di sinistra. Dove avanza Alessio Gabrielli, servito ancora Sar, si fa vedere Cannella all'indietro per Festa, allarga il gioco per Agrillo. Sbaglia tutto però la trattenuta di Agrillo che verrà ammonito su Fia. Che poi si butta anche per terra. È stata una trattenuta abbastanza evidente, ma nient'altro. Ammonito quindi Agrillo alla mezz'ora del secondo tempo. Si fa sentire Moro Pernarella che urla dalla panchina, evidentemente non soddisfatto dell'interpretazione di questo secondo tempo da parte dei suoi. Esce qui Bene Cannella per Petronzio. Riesce a difendere il pallone sul pressing, poi Zaccaro si fa bruciare da un avversario. Ancora forma in possesso, questo pallone lanciato in avanti senza molto criterio da battaglia. Si perde. Minutilli può guadagnare tutti i secondi che riesce. Formia che deve cercare di calmare i bollenti spiriti, giocare con criterio. Palla a terra, come è riuscita a fare spesso nel corso di questa partita. Recupero palla di Sar. È qui che ci vuole intensità nel recupero palla. Poi, una volta tornati in possesso, con calma, palla a terra. Il ha alle armi per far male al Terracina, per evitare la prima sconfitta casalinga. E la prima dopo cinque partite. Si dovrà ribattere questo calcio di punizione. Raspolo protesta ma è andata bene in realtà Sar per Festa davanti a cercare Gabrielli arriva l'intervento di Villacaro di testa che non riesce però a evitare la rimessa, ha evitato quantomeno il calcio d'angolo rimessa la trella in zona d'attacco e andrà a battere Alessio Gabrielli Festa in mezzo prova a difendere il pallone Zaccaro arriva l'uscita di Minutilli che investe un compagno di squadra che è finito giù. Si tratta col solito scanso di equivoci di Borelli, ma mi sono già sbagliato spesso da questo punto di vista, quindi datemi il beneficio del dubbio se potete. dalla copertura su sull'uscita di Minutilli c'era Zaccaro in zona è uscito Minutilli e ha investito Valerio De Santis ecco l'ennesimo errore del vostro telecronista di oggi ma abbiamo anche noi gli occhi un po' mezzi chiusi per il sole che ci sta battendo direttamente in faccia quando ci giriamo dalla parte sinistra del campo. Andrà a rimettere il pallone in gioco, Minutilli che spazza profondo colpo di testa di battaglia, non è preciso della fornace nemmeno a grillo in avanti, la spizza Petronzio pallone che non è pericoloso, prova a ripartire il Terracina, lo stop di petto di Festa che va a fare la guerra anche la terra si rialza Borelli per Desantis avanza ancora Fia che difende il possesso e la scarica lì indietro della Fornace pressing di Festa si torna quindi indietro da Marziale che allarga il gioco sulla sinistra. Cerrone la sponda, gli ritorna il pallone, servito da Fia, si comporta bene qui a Grillo che però poi perde il pallone che è uscito dal campo. La rimessa è per il Terracina. Siamo per entrare nel 35 minuto. Dopodiché, mancheranno 10 minuti più il recupero alla fine della partita. Il Formia deve rimontare. Una situazione di svantaggio in casa 3 a 2 per il Terracina che adesso entra in area di rigore. La palla dentro, messa fuori il contrasto, subisce fallo, cannella, calcio di punizione per il Formia. Battaglia per Agrillo. Pallone ribattuto mentre cercava di servire Maresca. Rimessa laterale per la scuola di casa. Maresca che deve andare a recuperare il pallone. Poi serve Agrillo che va a battere questa rimessa verso Zaccaro. Si fa scavalcare dal pallone. C'è raspaolo alle sue spalle che serve ancora il suo numero 9. Prova un numero, un dribbling che non gli riesce. Guadagna comunque una rimessa laterale. Ancora Grillo a battere con le mani. C'è Maresca vicino. Si è avvicinato anche Sarra. Adesso va Raspa, eh, Petronzio, Maresca fermato da Fia. Riesce anche a tenere il pallone in campo e a servire Cerroni che allarga per dalla Fornace che continua a correre. Viene subito recuperato da Cannella che finisce giù. Tutto regolare. Avanza della Fornace. Il dribbling su Gabrielli, poi il cross inefficace, finisce direttamente tra le braccia di Avgul che esce bene, serve Maresca, il suo dribbling in mezzo al campo che si allarga sulla destra, si allunga il pallone, c'è stato un tocco, rimessa per il Formia, per che continua a dare indicazioni ai suoi. Sar, Maresca tenta un numero, gli riesce per metà perché guadagna ancora una rimessa con le mani. Agrillo a battere, c'è fuori gioco fischiato a Petronzio? O addirittura, un... addirittura un controfallo? Sì, controfallo di Agrillo, quindi da scrivere alla partita del numero 3, c'è anche questo. mentre il direttore di gara allontana qualcuno dalla panchina del terracina al 37 ⁇ esimo della ripresa allontanato un elemento della panchina della squadra ospite stiamo vedendo un po' di tutto in questa gara non sono certo mancati spunti poi in tutti i sensi a partire dalla bella dimostrazione i tifosi del Formia con, uh, con uh, lo striscione dedicato ai tifosi e alla popolazione più in generale di, di Terracina. Lo scambio anche di cortesie all'intervallo. Intanto scende sulla sinistra, festa la palla in mezzo, Zaccaro la stoppa di petto, ma deve uscire dall'area di rigore per controllare il pallone lo scipa alla fine Fia, si prepara un altro cambio per il Terracina e potrebbe uscire proprio il numero 10, Marziale. Sta salendo della Fornace. Come sempre a destra. Servito la, gli lasciano spazio. La palla in mezzo. È completamente solo, di vizio. Ma c'è la posizione regolare fuori gioco. In ogni caso, aveva sbagliato la conclusione, che era stata neutralizzata da Avgul e arriva il cambio. Esce con il numero 10 Mauro Fia Entra con il numero 18 Angelo Pisacane C'è l'autore della doppietta che sta tenendo avanti il terracina Mauro Fia Continua a urlare Mauro Pernarella a caccia di una reazione ulteriore dei suoi. Forma che sia un po' ingolfato, ma che sta comunque tenendo il pallone quasi sempre nella metà campo offensiva. Raspaolo lascia rimbalzare il pallone sul pressing di Pernarella. Raspaolo cerca la bandierina, poi mette in mezzo Petronzio, anticipato. Esce palla al piede la squadra ospite, servendo ancora della fornace sulla destra, vero proprio. Punto di riferimento il numero 7 che ha giocato una quantità di palloni enorme. Qui torna in possesso, dopo l'errore di Cannella che adesso va a mettere il piede sul lancio di Centra, subisce fallo a Grillo qualche spinta in campo per il pallone che il Terracina stava portando via punto di battuta per perdere tempo ancora il tentativo di servire Raspaolo che la tocca per cercare di mantenere il possesso non ci riesce servito per Narella che avanza c'è ancora largo della fornace si butta dentro De Vizio servito proprio della fornace prova a cercare lo spazio per lasciare andare il mancino Avgul. Attenzione, c'è un contatto. L'arbitro non fischia, alla fine arriva il calcio di punizione, si dicono qualcosa i giocatori in campo, poi si abbracciano per evitare l'intervento dell'arbitro. Calcio di punizione per il Formia. calcio di punizione che verrà battuto dal settore di destra palla messa in mezzo battaglia prova a fare una sponda, non ci arriva Petronzio libera Cerroni c'è qualcosa che non va forse della fornace che non si sente bene dobbiamo tenersi se non vedo male ma è di spalle la bocca dello stomaco è stato Gabrielli a segnalare il problema del numero 7 che esce Claudicante dal campo va a sedersi in panchina Forse sì, rimane in piedi, però vedremo se ci sarà cambio. Palla in mezzo, Zaccaro non ci arriva, viene anticipato, ma riesca a sbagliare il controllo, viene pressato da centra, difende il pallone, Sar. allarga a larga destra per battaglia che si è portato stabilmente in avanti da qualche minuto. Sarra in mezzo, esce ancora Miotini, non perfetto, il pallonetto tentato da festa. Basso, corto, la blocca Minutilli che scende a terra e occasione persa per il Formia mentre non ce la fa della Fornace che ha speso davvero tantissimo per arrivare il cambio per il Terracina che nel frattempo attacca sulla sinistra e lancia in avanti a cercare lo scatto di centra tamponato da Gabrielli poi finisce giù sull'attacco di Marziale, il fallo però è su Marziale secondo l'arbitro, anzi su Pizzacane. Calcio di punizione per il Terracina mentre arriva il cambio. Entra Omar Koyate, posto di Emanuele Della Fornace, il 43esimo del secondo tempo. Partita che si avvia alla sua conclusione, il Formia prossima giornata farà visita alla Latri, squadra che sta facendo il suo campionato per cercare di rimanere fuori dalla zona play out. Terracina che invece dovrà affrontare prima nel in una sorta di turno informaticale la partita di coppa ritorno dei sedicesimi contro la Lora Vodice dopo l'1-1 dell'andata va ospite a Sabaudia. Poi tornerà in casa per giocare contro il Roccasecca. Un altro scontro diretto per la salvezza, praticamente per il Terracina. Cogliate trova la deviazione di battaglia. Cambio per il Formia. Esce Raspaolo, sembrava sembra effettivamente non averne più molte. Entra Vitale, rimessa laterale per il Terracina che attacca con Pernarella. Cerca Coiate. Non lo trova, non c'è stata la deviazione sarà ancora rimessa laterale. Per il Formia però, stavolta Festa all'indietro, Sarra ancora per Festa che si è allargato a sinistra. Cannella in qualche modo. Maresca riesce a difendere il pallone e allargarlo sulla destra dove c'è Agrilli. Battaglia Gabrielli è andato a fare il centrale assieme a Battaglia con Festa che si è ormai fissato sulla sinistra. Qui attenzione perché te falcia festa e si prende un cartellino giallo che sa molto di arancione intervento in ritardo scordinato di Cogliate poteva andare molto peggio di così Quattro minuti di recupero già è iniziato il primo Sarra, palla dentro, cerca di azione di Rizzacolo, la pallone che si impegna, Minutilli subisce una carica ed è calcio di punizione. E ancora una volta un giocatore, nel frattempo l'arbitro inciampa, un giocatore del Terracina, sono rimasti a terra in due, i due centrali, anzi sono Villacaro e Centra. Alla fine si calzano t due, l'arbitro è inciampato su Villa Caro, tra le altre cose, il è un momento anche un po' buffo di questa partita. Sta per finire il primo dei quattro minuti di recupero. Formia che deve ancora recuperare un gol. Vedremo se con l'ingresso di Vitale troverà le forze le energie. Qualche occasione per evitare la prima sconfitta casalinga. Avanza a portare a Gabrielli alla fine il lob a cercare Zaccaro anticipato di testa ci può arrivare Vitale che viene anticipato da De Santis commette fallo Vitale nell'interpretazione del direttore di gara viene ammonito per proteste e battaglia calcio di punizione per il Terracina se ne sta andando anche il secondo di recupero, ma si aggiungeranno 30 secondi perché c'è una sostituzione per il Terracina. Esce con il numero 11, Marco Di Vizio. Che esce con tutta la calma del mondo. L'albero si avvicina a incitare un po' Di a lasciare il campo con un po' più di celerità. Entrato con il numero 17 Simone Rossato. La palla che si perde oltre la linea del fallo laterale. Batte a Grillo e stavolta bene. Avanza. Fessa che sventaglia per Petronzio. Che Forse non ci crede proprio all'ultimo, uscita bassa di Minutilli, palla profonda a cercare Coiate. C'è Festa, la pressione di Coiate che la tocca e la spazza sugli spalti. Rimessa qui, si perde il pallone. Festa, e c'è controfallo. La palla svirgolata con le mani da Festa. Siamo nell'ultimo minuto di recupero, se n'è andato praticamente per metà. Avgul forse c'è tempo per l'ultima azione perché c'è stato il cambio del Terracina ma deve buttare il pallone in avanti il Formia sperando che succeda qualcosa nell'altra metà di campo. Avanza Grillo, sbaglia però il lancio ma riesca per un attimo sembrava riuscire a arrivare sul pallone Terracina allarga a destra dove sta Vito Borelli che andrà a cercare presumibilmente la bandierina la rimessa è per il Formia scaduto l'ultimo minuto di recupero ma si gioca per la sostituzione del Terracina nel finale, ma deve buttare il pallone in avanti, arriva il fischio finale di Manuel De Lucia. Il Terracina sbanca ed è la prima squadra a uscire con tre punti dal comunale di Maranola. Tre punti che fanno male al Formia nella prima gestione di Mauro Pernarella. Festeggiano i giocatori del Terracina, che era finito sotto con il gol di Petronzio al ventiduesimo del primo tempo. Poi il rigore di Cerroni e il gol di Fia a ribaltare il risultato e a portare il Terracina in vantaggio. Primo tempo che si è chiuso con il gol di Festa al esimo che ha rimesso la partita sul 2 a 2. Nel secondo tempo, ancora Fia al quarto d'ora che ha messo il risultato sul 3 2. Con cui noi vi salutiamo per la cronaca. Di Formia Terracina, formia che dovrà riprendersi. La prima sconfitta, non vince, la prima sconfitta in casa, non, seconda in campionato, non vince adesso, da quattro partite, nel prossimo turno, in casa della Latri dovrà cercare di riprendersi e di rimettere in sesto il proprio campionato. Tre punti che sono oro per il Terracina che non vinceva addirittura dalla prima di campionato, con i tifosi del Formia che vanno a salutare cioè con i giocatori del Formia che vanno a salutare i propri tifosi stessa cosa dall'altra parte con quelli del Terracina la cronaca di Formia-Terracina finisce qui da Davide Guzzardi e Tiziana Palombi un saluto rimanete con noi per le interviste del post partita e per tutti gli appuntamenti sempre qui con noi su Telegolfo Siamo con Mr. Reggio, appena finita la partita, mister da, da analizzare immediatamente, secondo me il dato che ha visto fare praticamente tutti i punti, esclusa l'ultima partita in casa, in trasferta. Eh, cos cosa succede alla sua squadra quando si esce dalle muragli della Cina? Non lo so, stiamo, stiamo cercando di, di capirlo. È, è molto difficile in effetti analizzare una situazione del genere, perché finora in tutte le partite veniamo con tutti i pareggi e due vittorie esterne. Non lo so, la consapevolezza forse di giocare fuori casa, quindi più a viso aperto per non rimanere troppo ad aspettare. Abbiamo delle difficoltà forse nelle impostazioni, soprattutto quando si tratta da, diciamo che dobbiamo noi gestire la, la partita da sin dall'inizio. Però è vero pure che abbiamo fatto partite anche importanti, come quella con la Nitrella, in casa. Stiamo crescendo un passo alla volta, sperando ecco, che questa vittoria di oggi, che ci serviva veramente come il pane, dispiace ovviamente per gli amici di Formio, in primis per Mr. Mauro. Eh, che questa vittoria sia un lascia passare per una serenità maggiore, che era quella che ci mancava, perché voi non voi, purtroppo nella vita parlano i risultati alla classifica, questa vittoria veramente ci dà forza, ci fortifica e ci dà concretezza per quello che facciamo veramente settimanalmente, per la passione, e l'abnegazione che mettiamo a partire noi dallo staff, dalla società e dei ragazzi che si impegnano come fossero dei professionisti anche nel, nel campo dei direttanti. Speriamo ecco, che sia di un buon viatico per il futuro. Vittoria che mancava dalla prima partita, ne sono passate nel frattempo nove, questa era l'undicesima, quindi a conti fatti dopo la prima vittoria ne sono passate nove, senza i tre punti prima di arrivare qui l'importanza dei tre punti l'ha già espressa così bene lei, quindi io le chiedo quanto è stato magari difficile riuscire a tenere l'ambiente concentrato e i suoi giocatori sempre sul pezzo per questo avvio di campionato dove la mancanza di vittoria a volte può essere anche fatale per il morale di una squadra? Come si dice, basta una scintilla per far accendere la miccia. Noi sapevamo che siamo una squadra che può permettersi il lusso di fare partite di cartello come è successo con quella del Borgermada, Suio, insomma, per quanto riguarda le partite casalinghe. Siamo una squadra che può competere con tutte, ma il primo avversario nostro siamo noi stessi perché se scendiamo in campo con la giusta determinazione, e la consapevolezza dei propri mezzi. Possiamo giocare veramente alla pari con le prime della classe, come abbiamo già dimostrato perché le abbiamo incontrate tutte quante. Dobbiamo solo ecco, continuare a dare quel profilo di, di sicurezza e di certezza in noi stessi. Poi, per il resto, ogni partita domenica lo ha dimostrato: questo campionato è molto aperto, non ci sono squadre che predominano, nel senso in maniera definitiva, ci si alterna insomma, nelle posizioni di, di testa. Come pure lì sotto non ci sono squadre che possono essere da, da buttare. Quindi sarà bello forse come mai è successo in questi ultimi anni questo girone di eh, una piccola nota a margine, la, è stata consegnata anche una targa ai dirigenti del Terracina per quello che è successo comunque nell'ultima settimana questa devastazione che il maltempo ha causato non solo qui da noi nel Lazio ma un po' in tutta Italia ci sono stati dei... Bellissimi gesti da parte delle, di entrambe le tifoserie, abbiamo detto il coro di risposta dei tifosi di Terracina per la curva Coni che è esposto in striscione che vediamo ancora lì esposto Terracina rialza dei combatti come ha fatto perfettamente la squadra in campo, c'era una nutrita presenza dei tifosi ospiti qui quest'oggi e comunque a quanto pare non vi ha mai mollato da, nonostante i risultati in questo avvio di campionato, adesso senza fare retorica. Perché sarebbe troppo facile dire che avete giocato per la città di Terracina, però questo è un elemento che credo abbia contato particolarmente. Ma, eh, diciamo che a Terracina un po' tutti stanno cercando di affociarsi le maniche, come si dice dalle parti nostre, eh, e tutti nel piccolo, ognuno nelle proprie situazioni. Noi, settimana scorsa, siamo stati anche impegnati eh, proprio con, eh, con le mani, veramente con eh, pala, piccone e guanti a dare una mano alla popolazione per le, le scuole che erano, avevano avuto dei grossi danni. Ognuno nel proprio campo sta cercando di fare il proprio meglio, noi nel campo calcistico possiamo solo cercare di dare un po' di gioia, un po' di serenità a chi ci segue, in primis sei tifosi Quindi se, se ognuno di noi mette del, del proprio ci si rialza il più presto eh, possibile sia da parte nostra che da parte della, della popolazione, che del sindaco e tutti quelli che si sono messi veramente a disposizione Adesso sì, torniamo, torniamo a parlare di campo andando a analizzare quali saranno i prossimi turni, il vostro prossimo impegno in coppa, il ritorno ai sedicesimi, si parte dal punto, fatto praticamente sempre in trasferta l'1 a 1, -1 in, uh, in casa del... Anzi, dovete andare in casa del, del, della loro Vodice, quindi una trasferta. Quindi a questo punto ci sono le, sono le possibilità di vedervi passare il turno e poi in campo se non ricordo male contro il Roccasecca sarà praticamente uno sconto diretto. Sì, noi pensiamo sinceramente come prima cosa mercoledì, a domenica poi ci si arriverà con la dovuta cautela. Eh, andiamo ad affrontare una squadra che comunque non merita eh, la classifica che ha, e lo ha dimostrato anche nella partita d'andata che ha affrontato con noi Alcola Volpe. Eh, sinceramente per me è anche un, un remake perché è stata la prima vittoria che abbiamo fatto fuori casa ed è diciamo, la dimora che ho avuto per la scorsa stagione quando allenavo lì in, in promozione eh, quindi sono tutti amici eh, avremo la possibilità di andarcela a giocare a viso aperto con la speranza di, di portarcela a casa di farla nostra sicuramente la voglia c'è poi è sempre il campo a parlare quindi vedremo bene ringraziamo mister Reggio grazie a voi buon proseguimento siamo con Mister Pennarella, Mister è finita la sua prima partita nel suo ritorno a Formia, Amaro. Amaro purtroppo per quanto riguarda il risultato, come giudica la prestazione complessiva della squadra? Chiaramente le domande vengono spontanee sulla gestione di un gruppo che lei ha ricevuto, penso meno di una, praticamente una settimana fa, e quattro quindi giorni. quattro giorni fa e quindi ancora meno di una settimana fa. Quali sono le sue impressioni di questi pochi giorni e, e di questa prima partita? Allora, sapevo che bisognava lavorare molto e bisogna continuare a lavorare tantissimo per cercare di arrivare a certi obiettivi. La squadra, eh, mancando dei giocatori importanti, tipo un centrocampista centrale che è Pepe, eh, già manca un giocatore eh, esperto lì, da, eh, lì in mezzo al campo. Poi, con l'infortunio di Maradona, abbiamo avuto. Uh, abbiamo perso anche un po' di più di qualità e lì c'eravamo solo ragazzini, ci hanno dato corsa, hanno dato tanto, ma la qualità, il ragazzino è, è un aggiunto in più alla squadra, però i grandi che devono farti la differenza. In questo momento non ce l'hanno fatta, siamo stati bravi ai primi 20 minuti ad andare in vantaggio, abbiamo giocato abbastanza bene, palla a terra, poi come abbiamo fatto gol ci siamo mosciati, abbiamo dato troppo a loro. Abbiamo preparato abbastanza bene la partita perché sapevamo che loro solo in contropiede è una squadra importante che riparte, è brava nelle ripartenze, nell'uno contro uno e questo eh, ci hanno fatto male. Purtroppo non siamo riusciti a recuperare la partita, abbiamo recuperato sul 2-2. Poi al secondo tempo proprio un crollo fisico, psicologico, mentale. La squadra non c'era più in campo. Il, una domanda che mi è venuta guardando la partita, a parte la sfortuna di Maradona perché lui si infortunò. Se non ricordo male, proprio nella prima in casa, sul fine del primo tempo, è stato quasi di rivedere lo stesso copione: a un certo punto fermarsi e uscire dal campo. Quindi speriamo, e auguriamo chiaramente, di risolvere quelle sue noie fisiche. Poi a un certo punto c'è stato il cambio del, del terzino: ha fatto entrare Gabrielli per Pasquale. Quando abbiamo visto in partita spesso Agrillo in difficoltà, come mai questo cambio e non sostituire magari il giovanissimo Agrillo che appunto soprattutto su questa fascia, infatti poi l'abbiamo visto che lei, le ha fatto cambiare fascia e passare a destra perché contro della Fornace spesso è andato molto in difficoltà. Perché della dell'Agrillo è l'unico 2002, Pasquale 99, se si fatto cambiare Agrillo con... Eh, eh, Alessio, che ho fatto entrare, mi aveva perso la, la partita a Taolina 3-0. Avevamo supposto bene in telecronaca, se non avevo detto magari una stupidaggine. Agrilio, eh, ragazzo, ragazzino, che poi cambiandolo poteva andare è andato in difficoltà, però cambiandolo potevamo crepare mentalmente. Invece è stato in campo, si è rimesso di là, sai. Ma io te l'ho detto prima: il fatto che i giovani l'importante no, è, è che non fanno danni, la differenza la devono fare i grandi. Quindi in sostanza come ci ha detto anche in uh, una delle prime cose che ci ha risposto è stata che c'è da ricostruire una squadra, adesso a questo punto le devo chiedere se dove operare prima se fisicamente o mentalmente. Tutte e due insieme, perché poi alla fine fisicamente siamo crollati il secondo tempo, la stessa cosa mentalmente, perché una squadra nelle difficoltà fisiche deve uscire fuori la mentalità, la mentalità vincente che in certi momenti ci stanno dei giocatori che ti fanno la differenza. Ma è che si trasportano gli altri, perché qua stiamo parlando di forme, qui è una piazza importante, il pubblico ti dà addosso, quindi se noi li lasciamo troppo eh, possibilità alle squadre avversarie qua è dura per tutti. La squadra non perdiva dalla quinta di campionato e oggi ha perso anche diciamo, l'ultima cosa che gli è rimasta come vanto se vogliamo dirle così in questo video di campionato c'è cioè l'imbattibilità casalinga. Pensa che possa essere una mazzata particolare o magari è proprio questo il momento in cui si vedrà lo spessore dei suoi giocatori? Allora, eh, per quello che io posso dire è che sicuramente eh, ci leccheremo le ferite durante la settimana, ma non ci staremo a piangere sopra, sicuramente andremo a, ad Alatri a prendere dei punti pesanti che abbiamo lasciato oggi. Una, chiudiamo con una piccola nota, una domanda, una curiosità eh, C'è stato molto fair play durante la partita Abbiamo visto la Curva Coni dedicare lo striscione, striscione Cioè i tifosi della, della ex Curva Coni Dedicare uno striscione ai amici di Terracina Tanti bei gesti anche all'intervallo Poi nel finale di partita abbiamo visto i due giocatori so stare molto tempo sotto gli spalti a parlare con i tifosi Cosa è successo? e eh, Se ce lo può raccontare brevemente Assolutamente, i giocatori i tifosi volevano che c'è più attaccamento alla maglia, in questo momento poi aver perso in casa una partita che per loro eh, vengono qua ad incitare la squadra, lasciano le famiglie a casa per incitare la squadra, poi alla fine vogliono almeno dei giocatori una squadra che ha, ha strizzato la maglia da, dal sudore, ma dal sudore ma non dal caldo ma che hanno dato l'anima e questo non c'è stato, non c'è stato risultato e in parte giustamente loro ci hanno attaccato, però noi sicuramente saremo bravi a portarne oggi ce n'erano ne 100, saremo bravi a portarne 150, 200 perché cercheremo di far cambiare direzione. Va bene, grazie mister, grazie a voi.